Buonasera, sono Carlo Vestiveri, venditore che ha l'azienda Vesipac qui vicino a San Benedetto. E mi occupo di materie plastiche e siamo qui a questa riunione, ancora non è cominciata, dove parleranno del problema di questa tassa esosa sulla plastica. E niente, per ora siamo... Che impatto avrebbe questa tassa sulla attività? L'impatto che avrebbe è quello di raddoppiare praticamente il costo della materia prima, perché la materia prima si aggira intorno a un euro, o più o un po' meno. In questo momento di crisi è più facile un po' meno, e quindi ma per voi quindi diciamo l'impatto sarebbe molto significativo? Praticamente raddoppierebbe, è lo stesso del raddoppio il costo della materia prima, da un euro si va a 2 euro, poi c'è da mettere le spese di trasformazione, le rappresentanze, le spese generali, il trasporto, e questo si rivolterebbe sul cittadino, sul mercato praticamente, no? Però la plastica è un problema, cioè in qualche modo si va, andrebbe gestita, ecco, quale sarebbe l'approccio? La plastica, se è gestita bene, è riciclabile all'infinito. La plastica non è un prodotto tossico, non è un prodotto inquinante, è un prodotto dove si può mettere a contatto con gli alimenti. Praticamente la plastica, come tutti gli altri prodotti del dopo uso, andrebbe riciclata, non buttata per le strade, nei fiumi e nei mari. Invece di mettere la tassa sulla plastica, va messa la tassa sull'educazione della gente. No? La mia azienda, tra l'altro, è un'azienda molto free, in quanto produce tutto quello che produce, non consuma energia, perché sul tetto abbiamo 450 kW di pannelli solari. I materiali di scarto vengono riciclati da noi, perché internamente abbiamo una rigenera, quindi noi come azienda non ha un impatto limitato. Ricicliamo e rivendiamo i nostri materiali con una percentuale di plastica riciclata all'interno. Quant'è più o meno questa percentuale? Va da un 30 a un 80%. Quindi poi abbiamo messo diversi accorgimenti anche all'interno dell'azienda per risparmiare la corrente. Sono delle macchine oggigiorno dalla massa della gente poco conosciute, ma sono delle macchine che consentono di risparmiare la corrente. Va bene, io la ringrazio. Prego.